In questa estate anomala dalle temperature roventi, Orbetello ha vissuto momenti critici con una vera e propria invasione di moscerini seguita da quella di ragni e ragnatele. Probabilmente, a causa dell'elevato numero di prede, gli aracnidi hanno aumentato l'estensione delle loro trappole, creando un dedalo di ragnatele lungo le rive della laguna, sia dalla parte di ponente, lato Mulino, che di levante, lato Feniglia, dove sono comparse a contatto con la vegetazione per decine di metri. Preoccupato della situazione, il presidente della cooperativa dei pescatori, Pierluigi Piro. Quello dei ragni è senza ombra di dubbio un fenomeno che, dopo quello dei moscerini che hanno invaso l'ambiente lagunare per tutta l'estate, soprattutto da luglio in poi, è un fenomeno abbastanza clamoroso e probabilmente una conseguenza proprio dell'invasione dei moscini, in quanto i ragni si nutrono degli stessi moscini. Quindi non ho la prova scientifica per poterlo dire, ma sicuramente c'è una serie di situazioni che ci induce a pensare questo. Quindi l'ambiente si sta in qualche modo ribellando. Cerchiamo di tenerlo sotto controllo, soprattutto in visione di una prossima stagione.